E le persone dicono che sta succedendo, insomma, magari non tutti sono abituati al nostro modo di pregare. Quindi facciamolo così, in questo modo. Ecco, si sta collegando. Dovresti vedere Ecco, scusate che vi dico queste cose, ma ecco, adesso siete collegate. Siete collegati tutti quanti adesso, state su YouTube, quindi se non volete essere ripresi, spegnete là e chiudete il video, scusate. Chiudete il video. Pace Alessio, pace Michela. Pace Katia. Pace Andrea. Pace del Signore a tutti. Allora, adesso state tutti in diretta, in questo momento. Se non volete essere ripresi, chiudete il video. Ve lo ridico. Gloria al Signore. Aspettiamo un altro pochino che si collegano anche gli altri. Ecco, questi rumori di sottofondo, cerchiamo di evitarli. Anche quando toccate il cellulare si sente tutto. Si sente. Si sente il prova microfono. Tony. Gloria al Signore. Alessio, forse. Oh, io ho il volume Ale. tutto Scusate abbassato, un ha attimo, detto. scusate. Non ero io. No, era Andrea che con il suo telefono si è collegato, scusa. Attenzione. Ok, no, perché io c'ho il mixer con il volume Ok. qui da tutto abbassato, quindi non potevo essere io. No, ero io che col mio telefono sto con te su YouTube, col telefono Capito, ma infatti. di... Incredibile, non ho fatto niente. Vabbè, se la colpa è mia, è di tua mamma. Gloria al Signore. Non so se aspettare un altro minuto e aspettare che si collegano anche gli altri. In questo momento siamo già collegati in diretta con YouTube. Ve lo ridico nuovamente per chi magari è entrato in questo momento. Fabrizio, qui stanno a fare già i botti. Sì. Da me sì. Allontanati un pochino dal microfono, Marina, un pochetto poco poco. Si sente bene comunque la voce, si sente molto bene. Ok. Gloria al Signore. Alleluia, grazie. Gloria a te, Signore. Allora, prendiamo Alleluia. giusto un minutino e poi iniziamo. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Spirito Santo d'amore. Gloria a te, Padre. Questa che vedete dietro è la nostra piccola chiesa, per chi non Alleluia. la conosce. Una foto che mi ha mandato Maurizio e Francesca, io l'ho messa dietro. Gloria al Signore Gesù. Ecco, Santo, 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 Dio. Mi sembra di sì. è una cosa importante, non mi chiamate al telefono in questo momento perché c'è qualcuno che mi sta chiamando. No, no, attacca per favore. Gloria al Signore. Fratelli, iniziamo. Aspettiamo un attimino, ecco, giusto 30 secondi. Fabrizio, io pido la preghiera perché sto in male male di una gamba. Hace varios giorni, però mi sta affettando molto brutto. Jessica, sì, preghiamo per te. Come... Poi c'è una richiesta un po' particolare, molto insomma, sentita, che riguarda Domenico, il suocero di Sabrina. Preghiamo Sì. per lui perché sta veramente male Sì. e ha chiesto preghiere. Presentiamolo davanti al Signore. Fratelli e sorelle, Amen. preghiamo che il Signore guidi questa riunione. È tutto bello il canale, è meraviglioso il Zoom, ma dobbiamo chiedere che il Signore stenda la sua mano in questa sera Amen. per Gloria a benedire, per salvare, per battezzare nello Spirito Santo, per guarire. Questo è il nostro auspicio, cioè noi questo stiamo chiedendo al Signore. Quindi uniamoci insieme nella preghiera. Gloria al Signore. Vogliamo chiudere gli occhi, chiudere gli occhi. E pregare il Signore insieme.
Gloria a Dio. Gloria al nome santo del Signore. Gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria al nome santo. Benedetto il tuo nome, Signore. Gloria a te, Dio. Grazie, Dio d'amore. Signore, a te la lode e la gloria. Benedetto il tuo nome, grande. Signore, con la voce più bassa, fratelli e sorelle. Gloria al nome santo del Signore. Gloria a te, Dio. Gloria a te, ringraziamo, Signore. Glorifichiamo, Signore. Grazie. L'Eterno, il Dio della gloria. Grazie per la tua fedeltà e per la tua bontà, Dio. Padre Santo, noi apriamo questo servizio nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Scusate che faccio una cosa. Tolgo un attimo l'audio. Lo ridò al fratello Maurizio, alla sorella Francesca. Però prima di cantare il cantico, prima di cantare il cantico, fratelli, ecco qua, devo chiudere alcune finestre, scusate, non è ovviamente la stessa cosa che stare in chiesa. Allora, il primo cantico che canteremo è il 492, un giorno di festa, dice questo cantico. È un inno molto antico, magari qualcuno l'avrà già sentito, altri invece lo sentono per la prima volta. È un testo antico, quindi non sono parole attuali, però se noi le seguiamo attentamente ci danno veramente l'idea di quello che il Signore ha fatto nella nostra vita e di quello che Egli vuole ancora in questa sera compiere nei nostri cuori. Vogliamo cantarlo con tutto il cuore? Il 492, un giorno di festa. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Meraviglioso questo cantico. E fu un giorno di festa, il giorno che incontrammo Gesù. Quindi non una religione, non una denominazione, ma il giorno che abbiamo incontrato il Signore. E per qualcuno può sembrare un modo strano di parlare. Dice, come avete incontrato il Signore Gesù? Beh, non è che l'abbiamo incontrato fisicamente, ma quel benedetto giorno che lo abbiamo invocato e abbiamo chiesto al Signore di entrare nei nostri cuori, abbiamo sentito nei nostri cuori la sua
presenza, la sua vicinanza, il suo amore, e questo ha stravolto, ha cambiato la nostra vita. È stato veramente un giorno di festa. E quando parliamo di giorni di festa, forse qualcuno pensa a una festa, a quella che si sta festeggiando oggi, ma la gioia che Dio mette nei cuori quando entra nella nostra vita è qualcosa di meraviglioso che non possiamo neanche spiegare, dobbiamo solamente provarlo. E noi questa sera siamo qui proprio per sentire, per cercare la presenza del Signore tutti insieme. Vogliamo cantare l'altro cantico e andare in preghiera, anzi lo canteremo dopo. Vogliamo un attimino chiudere gli occhi ancora una volta e pregare il Signore. Pregare il Signore che guidi questa riunione, che benedica questa riunione, come abbiamo detto all'inizio. Io adesso riaprirò i microfoni, così possiamo lodare e glorificare a voce bassa il nome del Signore. Alleluia. Gloria al nome santo del Signore. E vorrei invitare il fratello Alessio a guidarci in preghiera. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Grazie. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a te, alleluia. Gloria al tuo nome. Abbiamo bisogno. Gloria a te. Gloria a te. Gloria a te. Gloria al tuo nome, Dio. Gloria a te, Dio. Ascoltiamo la preghiera, fratelli e sorelle. Alleluia. Signore, attraverso questi mezzi, Padre, tu ci dai la possibilità, Signore, di annunciare la tua parola. Ma che diremo, Signore? Noi rimaniamo ancora più stupiti, Padre, perché proprio davanti ai nostri occhi, Signore, si sta concretizzando, Signore, la tua parola attraverso, Signore, la profezia. Che tu hai detto, Signore, che un giorno ogni anima, Signore, avrebbe ascoltato, Signore, la tua parola, Signore. E noi sappiamo che oggi praticamente, Signore, quasi al 100%, Signore, ogni anima vivente sul pianeta Terra possiede almeno uno strumento tipo il cellulare o qualche altra cosa, Signore, dove attraverso, Signore, quello strumento tu puoi fargli giungere, Signore, questo tuo messaggio. Vuoi, Signore, attraverso di noi, attraverso altri fratelli, attraverso qualunque altra situazione, Padre, ma noi stiamo vedendo, Signore, come i tempi, Signore, stanno stringendo, Padre, come la profezia, Signore, del rapimento di Cristo e del tuo ritorno sta correndo, Signore, e noi, Signore, che siamo un piccolo gruppo di credenti, stiamo qua riuniti nel tuo nome, tu sei in mezzo di noi e noi ti diciamo grazie, Signore, per questa, Signore, possibilità, Signore. Aiutaci, Signore, a considerare ogni giorno che tu ci doni, Signore, a spendere il tempo, Signore, come tu vuoi, Signore, a investire, Signore, nella tua parola, nella tua via, nella tua verità, Padre. Noi ti preghiamo, Signore, in questa sera, Padre, per ogni presente, Signore. Ti mettiamo davanti a te, Signore, ogni problema, Signore, ogni famiglia, Padre, ogni situazione, Signore, laddove, Signore, ci sono persone che ancora non hanno accettato, Padre, il tuo nome prezioso, te come Dio personale salvatore, Padre, noi ti mettiamo davanti quelle anime, tu sei un Dio onnipotente, infinito, e sei venuto sulla terra per salvare, Signore, e noi ti diciamo già grazie, Padre, benedici, Signore, questa riunione, benedici il pastore Fabrizio, Signore, benedici la moglie Katia, le loro famiglie, Signore, sì, Padre, benedici le testimonianze, Signore, la tua parola, Signore, ogni cosa, Padre, e tutto te lo chiediamo non per i nostri meriti, ma nel nome di Gesù Cristo, il tuo figliuolo che hai amato e innalzato in eterno. Amen. 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 Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Gloria. Alleluia, gloria al Signore. Amen, Dio sia lodato. Amen, gloria a Dio. Gloria al Signore. Adesso vi faccio fare un altro cantico che si intitola Tu sei venuto
qui in terra. Gloria al Signore. Ascoltate bene, anzi cantiamolo insieme con loro questo cantico. Maurizio, devi attivare il microfono, credo. Ok. Sei venuto qui in terra, non hai cercato né savie né ricchi, tu vuoi soltanto che io ti segua. Obbedire a te voglio, Signore, umilmente ti seguirò. Tu sei venuto qui in terra, non hai cercato né savie né vuoi soltanto che io ti segua. Signore, hai parlato al mio cuore, dolcemente mi hai chiamato per nome. Signore, mi hai chiamato per nome. Gloria al Signore Gesù. E adesso stiamo un po' correndo, perché non è che siamo molto abituati a queste riunioni in diretta. Siamo abituati a fare riunioni in chiesa. Vorrei subito dare spazio a una testimonianza. In realtà ne avremo tante, e avremo molte cose da raccontare. Ognuno di noi potrebbe raccontare la sua storia di come ha incontrato Cristo Gesù, come ha sperimentato la sua grazia. E però insomma ci vorrebbe veramente tanto tempo e ne abbiamo scelta una di testimonianza, una testimonianza molto bella che riguarda la sorella Pina. Gloria al nome santo del Signore. Adesso la cerco qui per dargli l'audio. Aspetta sorella Pina che faccio un'altra cosa, aggiungi video in evidenza. No, ho sbagliato. Aspettate che la devo cercare prima. Abbiamo tanti fratelli e tante sorelle collegate. Pina. Pinetta, prova un po' a parlare perché non ti vedo. Sto qua. Aspetta. Aspetta, Non ti vedo sul video. Guarda, sul video che vedo io c'è vicino a noi c'è Marina. Ma non so se vediamo tutti le stesse cose, aspetta. Eccoti qua. Ecco qui la sorella Pina e il fratello Paolo. E adesso ci racconterà la sua testimonianza. Io spengo l'audio. Prego. Prego. Veramente sono felice di raccontare come il Signore ha toccato la mia vita. E, non è una cosa normale parlare davanti a una,
a un computer, quindi mi sento un po' imbarazzata. Spero soltanto di poter concentrare tutto quello che il Signore ha fatto nella mia vita, soprattutto le cose più importanti. Io lo ringrazio perché ha fatto veramente cose grandi. Io sono nata in una famiglia cattolica, una famiglia che era veramente osservante e praticante, e sono stata educata in questa religione, e anch'io da grande ho osservato quello che i miei genitori mi avevano insegnato già da bambina. Ci tengo anche a dire che il parroco del paese era mio zio, quindi vivevo proprio in un ambiente molto pieno, molto religioso. Dico religioso perché poi c'è una bella differenza tra religione e fede nel Signore. E la mia vita era normale, non ho avuto grandi problemi, anche perché ero figlia unica, quindi non c'erano difficoltà. E credevo di essere una persona per bene, una persona non cattiva, anche perché, come si dice oggi, non uccidevo, non rubavo, andavo in chiesa, se c'era qualche opera buona da fare la facevo, per cui mi sentivo appagata, normale. Però il mio rapporto con il Signore era un rapporto domenicale, pur essendo osservante. Poi durante la settimana dimenticavo questo Signore e ci rivedevamo la domenica dopo. Tutt'al più potevo pregarlo se c'era un evento particolare. E questa era la mia vita religiosa, fino al giorno che una sera, insieme ad alcuni colleghi di lavoro, eravamo a mangiare una pizza e c'era anche una persona che non faceva parte del nostro lavoro, e cominciamo a parlare di religione. Una cosa insolita, perché una serata con gli amici non si parla certo di religione, ma si parla di altre cose. E questa persona, che poi è diventata mio marito, mi diceva molte cose che per me non erano nuove, poi erano strane, non corrispondevano ai dettami che avevo io sulla religione, e quindi un po' gli rispondevo, però poi è finito tutto così. Ma delicatamente questa persona poi alla fine della serata mi disse: le cose che abbiamo dette, se tu le vuoi realizzare, chiuditi nella tua cameretta, prega il Signore e vedrai, e leggi la sua parola e vedrai che il Signore si farà conoscere. E io veramente ho accettato quell'invito. È stata una cosa particolare perché non era normale, però l'ho fatto e ho cominciato a leggere la parola. E lì è successa una cosa veramente meravigliosa, grandiosa, perché leggevo e dicevo tra me: ma capisco quello che leggo, ma che belle cose che ci sono, ma come, ci sono cose che sono contrarie a quelle che io faccio. Cioè una cosa veramente grande. Più leggevo e più nasceva questo desiderio di leggere, e più leggevo e più il Signore mi illuminava, e vedevo che quella persona che dicevo che era brava non era così brava. Il Signore leggevo e purificava il mio cuore, toglieva, e questo desiderio era veramente forte, una cosa che ancora oggi sento, quel sentimento che il Signore metteva nel mio cuore. E quindi, leggendo questa parola, il Signore ha cambiato completamente la mia vita, e ho cominciato a leggere e a vedere che nella sua parola c'era scritto tutto, non mancava di nulla. C'era il presente, c'era il passato, c'era il futuro, e per me è stata una rivelazione grandissima. E questo desiderio non è che è finito, perché dopo anni ancora questo desiderio ce l'ho presente, ce l'ho nel cuore, e per questo lo ringrazio il Signore. E praticamente tutte le cose che c'erano scritte io le leggevo e le realizzavo, e quindi ho avuto il dono. Il primo dono che il Signore mi ha fatto è stato quello del perdono dei peccati, perché il Signore ha fatto vedere in me quello che non andava bene e mi ha aiutato, mi ha levato tutto quello che non andava bene. Faccio un esempio: magari usavo anche parole scurrili quando dovevo fare un discorso per dargli più enfasi, all'improvviso sono sparite. Avevo il vizio del fumo, il Signore all'improvviso me l'ha tolto. Tante cose che non andavano bene, ha purificato veramente il mio cuore. E io ho sperimentato il dono della salvezza, perché questo è il dono della salvezza, della vita eterna. Ma non solo il dono della salvezza, ho sperimentato le guarigioni, ho sperimentato tantissime cose che sono scritte nella sua parola. E
da quel momento in poi la mia vita è cambiata completamente, ho fatto proprio un'inversione, come si suol dire, a du. Io ho ricominciato una vita veramente serena e tranquilla. E l'amore, la gioia che il Signore ha messo nel mio cuore, non potevo tenerla per me, la dovevo per forza esternare ad altre persone. Infatti regalavo le Bibbie perché, come avevo realizzato il Signore, io volevo che anche gli altri lo realizzassero e fossero felici nella loro vita. E il Signore è andato oltre a questo regalo, perché mi ha fatto un regalo ancora più grande. Mi ha fatto conoscere dei fratelli, poter partecipare, essere partecipi di un'associazione che regala proprio la parola, ne fa dono in posti dove solitamente non tutti possono entrare. Sono potuta entrare nel carcere, donare la parola, confortare quelle persone malate, fare il volontariato lì dentro, che è una cosa meravigliosa. Mi ha aperto le porte degli ospedali con i malati oncologici, e a dare, oltre alla parola di conforto, lasciare proprio la parola, perché è l'unica cosa che poteva aprire il cuore e confortare queste persone. Per me la vita è cambiata completamente, in maniera esorbitante. Io non ho parole per ringraziare il Signore. La cosa più bella veramente che io voglio lasciare questa sera, perché tante cose ha fatto il Signore, però la cosa più bella è quella che voglio augurare a chi non lo conosce, veramente di leggere la Bibbia, di aprire il cuore al Signore in quella cameretta, perché è la cosa più importante, perché il Signore è lo stesso ieri, oggi in eterno, e come si è rivelato con me, si rivela con tutti quelli che aprono il loro cuore. Questo libro che il Signore ci ha lasciato è come una, diciamo, come un'eredità. Quando qualcuno muore e ti lascia un'eredità, tu vai a vedere che cosa ti ha lasciato per godere di quei beni, e il Signore ci ha lasciato questa eredità, il Nuovo Testamento, la Bibbia insieme al Vecchio Testamento, e è la cosa più bella che ci possa essere, perché il Signore ci fa capire quello che era, quello che è e quello che sarà. E l'invito è appunto questo, di leggere, perché oggi lo possiamo trovare come padre il Signore, ma domani sarà nostro giudice se non lo accettiamo nel nostro cuore. E come abbiamo sentito anche nella preghiera, i tempi sono ristretti, il Signore sta per tornare, e Lui ci ha scritto tutto in questa parola. Quindi il mio invito è quello di cercarlo, di leggerlo e di realizzarlo come Lui l'ha fatto con me, sicuramente lo farà con voi. Il Signore ci benedica. Amen, sorella Pina. Gloria al nome santo del Signore. Bellissima testimonianza, gloria a Dio. Vedete, le testimonianze sono diverse, ognuno di noi ha incontrato il Signore in un modo completamente diverso dall'altro, ma c'è qualcosa che accomuna queste testimonianze, cioè il giorno che abbiamo sentito la presenza di Dio nella nostra vita, il giorno che abbiamo detto a Gesù: entra nel mio cuore, è iniziato un cambiamento, una trasformazione. Certo, non è che siamo diventati perfetti, ma il Signore ha cominciato a togliere tutti quei vizi, quelle abitudini, quel modo di parlare scurrile. C'è stata una trasformazione, e questa si chiama nuova nascita. Gloria al nome santo del Signore. Quando vi ricordate nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, quando il Signore Gesù parla con Nicodemo, gli dice: caro Nicodemo, se tu non nasci di nuovo, tu non puoi entrare nel regno dei cieli. Questa è l'unica condizione. E il nostro invito amorevole è proprio questo in questa sera. Comincia a leggere la parola di Dio e chiedi al Signore Gesù di entrare nella tua vita, nel tuo cuore. Gloria al Signore Gesù. Non c'è invito più bello che puoi ricevere in questa sera. E noi speriamo con tutto il cuore che tu lo possa accettare. Vogliamo cantare, prima di passare a una breve meditazione della parola di Dio, vogliamo cantare il cantico 32, io voglio sempre amare. Maurizio e Francesca, gloria a Dio. Io voglio sempre amare, te solo mio Gesù. Voglio consacrare a te tutto il mio cuore, a te che solo hai dato pace.
dal cuore, a te che solo hai dato tutto a me. Gesù è con me, cambiato è dentro me il modo di pensare, più odio non è in me, l'amore adesso c'è e sei tu solo. Alleluia, gloria al nome santo del Signore. E adesso, fratelli e sorelle, vi chiederei di pregare per me affinché il Signore possa guidare la sua parola, possa guidarmi. Il testo che sento nel mio cuore di condividere con voi è nel Vangelo di Marco, capitolo 14, versetti da 1 a 9. Vangelo di Marco, capitolo 14, versetti da 1 a 9. Ok, procedo alla lettura del testo. Mancavano due giorni alla Pasqua e alla festa degli azimi. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di prendere Gesù con inganno e ucciderlo. Infatti dicevano: non durante la festa, perché non vi sia qualche tumulto di popolo. Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Alcuni indignatisi dicevano tra di loro: perché si è fatto questo spreco di olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano irritati contro di lei. Ma Gesù disse: lasciatela stare, perché le date noia? Ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi. Quando volete, potete far loro del bene, ma a me non mi avete per sempre. Lei ha fatto ciò che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, attenzione a queste parole, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Gloria al nome santo del Signore. Vi chiederei, fratelli e sorelle, cortesemente di chiudere gli occhi e pregare un attimino il Signore. Gloria al tuo nome, Signore, gloria al tuo nome santo. Padre buono, veniamo a te nel nome di Gesù in questa sera per ringraziarti perché ci hai dato l'opportunità, la grazia di poterci presentare a te nel nome di Gesù. Signore, ti ringraziamo perché per noi, Padre buono, è un grande privilegio
gloria al tuo nome, Signore, poterti servire, amare, poter fare qualcosa per la tua gloria. Padre buono, tu conosci la vita di ciascuno di noi, conosci le nostre debolezze. Sai che abbiamo bisogno di te, dell'aiuto dello Spirito Santo, perché non è con le buone parole che noi riusciamo a raggiungere i cuori, ma è solo attraverso la potenza dello Spirito tuo. Sappiamo che tu hai un amore immenso, Signore, che noi non siamo in grado neanche di annunciare, di parlarne. Signore, guida tu le parole, fai sentire la tua presenza in questo momento, Padre. Intervieni in quanti ascolteranno, in me, Signore. Fa che questo nuovo anno sia un anno di benedizioni, Signore, per coloro che ascoltano, per le nostre famiglie, Signore, per quanti ascoltano una parola da parte tua per la prima volta. Signore, ungi questa parola. Te lo chiediamo ogni cosa nel nome di Cristo Gesù, il Signore, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Scusate, fratelli e sorelle. Gloria a Dio. Abbiamo letto nel versetto 1, mancavano 2 giorni alla Pasqua e alla festa degli azimi. Ebbene, si avvicinava sempre di più, mancava veramente poco, fratelli e sorelle, alla crocifissione del Figlio di Dio. Ed anche i discepoli, nonostante erano stati con lui tanto tempo, eppure non avevano ancora capito l'opera che il Signore da lì a poco avrebbe compiuto su quella croce. Ma al versetto 3 leggiamo che Gesù era a Betania in casa di Simone il lebbroso. Ed ecco che succede qualcosa di particolare, qualcosa di strano, fratelli e sorelle. Mentre egli era a tavola, appunto, è scritto che entrò una donna. Ora io non voglio addentrarmi sul discorso chi era questa donna, non ci interessa, che aveva un vaso di alabastro pieno di olio profumato. Immaginate un po' la scena. Mentre Gesù sta mangiando, stanno tutti quanti parlando, entra questa donna. È una figura bellissima, qualcosa, tutto ciò che accade intorno a Gesù è meraviglioso, fratelli e sorelle. Ed entra con questo olio profumato, prende, rompe l'alabastro e comincia a versare quest'olio sul capo di Gesù. E questo atteggiamento, sì, c'erano delle usanze all'epoca, il lavare i piedi, il lavare le mani, il cospargersi con profumi e con oli, c'erano queste usanze, ma qui ci troviamo di fronte, fratelli e sorelle e amici, ad un gesto molto più significativo e profondo. L'unzione che Gesù aveva ricevuto in quel momento per mezzo di questa donna valeva come un'anticipazione del suo imminente seppellimento. Vedete, all'epoca le salme si deponevano nella tomba, venivano cosparse da aromi e di essenze profumate, e quindi questa donna compì un gesto profetico. Lo avrà fatto in modo incosciente? Questo non lo sappiamo. Qualcuno potrebbe dire: come in modo incosciente? Si è mossa così da sola senza sapere quello che faceva? Ma vedete, fratelli e sorelle, vi sarà capitato anche a voi a volte di fare cose che non ha, innanzitutto che avete sentito nel cuore di fare, ma non avremmo mai immaginato poi quello che avrebbero prodotto dopo. Può succedere nella nostra vita, fratelli e sorelle, che lo Spirito ci spinge a compiere cose che noi non comprendiamo, che noi al momento non riusciamo a decifrare e a volte che neanche condividiamo perché non fanno parte della nostra mentalità. Qualche esempio, mi viene in mente l'Apostolo Pietro quando il Signore lo chiama ad andare dal centurione Cornelio, ve lo ricordate, credo che sia in Atti capitolo 10, e il Signore lo spinge ad andare e Pietro non voleva. Io, Signore, io entrare dentro, insomma, case di incirconcisi, poi sappiamo la storia,
Mai si sarebbe aspettato Pietro che entrando in una casa, non una casa di un pagano, non solo avrebbe ricevuto la salvezza, ma anche il battesimo nello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, un piccolo inciso, forse stiamo uscendo un po' fuori tema, ma fa parte del mio modo di predicare. Non limitiamo mai l'opera del Signore a causa della nostra mentalità chiusa. Anche noi oggi stiamo facendo qualcosa di inusuale. Io non mai avrei pensato di predicare, guardare uno schermo e predicare a delle persone, e probabilmente se me l'avessero detto un po' di tempo fa non l'avrei neanche fatto. Ma oggi, grazie all'aiuto dello Spirito Santo, ci troviamo qui a parlare di Lui attraverso uno schermo. Gloria al nome santo del Signore. E Signore, la mia preghiera a Dio è questa: facci più sensibili alla guida dello Spirito Santo. Lo stesso Filippo che si trovava, oggi diremo, in mezzo a un risveglio spirituale, lo Spirito lo chiamò ad uscire da quel risveglio ed andare in una strada deserta per parlare ad un uomo. Vedete lo Spirito come si muove in maniera diversa da quello che noi pensiamo o immaginiamo. E allora quale deve essere la nostra attitudine? Non chiuderci nella nostra mentalità. Abbiamo ascoltato una testimonianza: io ero cresciuto in un ambiente cattolico dove ero stata fermamente indottrinata e pensavo che quella era la verità. Non dobbiamo mai chiuderci in una religione. Mai, fratelli e sorelle, mai fare questo. Anche noi, io sono cresciuto in un ambiente evangelico, ma la mia mente non è chiusa nella religione. Noi seguiamo la parola del Dio, la parola del Signore. Essa ci illumina, vero fratelli e sorelle? Noi non ci lasciamo condurre dalle idee e dai pensieri dell'uomo. Noi vogliamo seguire il Signore. Poi le religioni lasciano il tempo che trovano. Torniamo al nostro testo. Quell'unzione operata da Maria portò sdegno nel cuore dei presenti. E ci furono delle critiche, ma noi non vogliamo soffermarci sulle critiche che gli fecero, questo non ci interessa, ma vogliamo andare subito al punto, al versetto 9, sulle parole di Gesù. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Fratello Alessio, nella preghiera, ha citato quel versetto di Matteo capitolo 24, versetto 14, se non erro, dove è scritto che questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Questo Evangelo sarà predicato in tutto il mondo. E quello che il Signore Gesù dice, sempre nel versetto 9, in verità io vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, e qui sta dando per scontato, questa è una parola profetica, fratelli e sorelle, sta dando per scontato che in tutto il mondo questo Evangelo sarà predicato. E noi oggi, come è stato detto ancora, lo ripeto, nella preghiera, attraverso i social, attraverso i cellulari, attraverso la televisione, attraverso la radio, questo Evangelo si sta spandendo con una velocità terribile, fratelli. Si sta avvicinando sempre di più il ritorno di Gesù, il rapimento della Chiesa. Ma qui parla di una predicazione ben specifica, fratelli. Qui non si parla di religioni, qui si sta parlando del Vangelo. Dovunque sarà predicato il Vangelo. A proposito del Vangelo, leggiamo Vangelo di Marco, capitolo 16, versetti 15 e 16. Vangelo di Marco, capitolo 16, versetti 15 e 16. Queste sono le parole di Gesù. Questo è un comando che il Signore Gesù ha dato agli apostoli. Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura.
Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Ora, questi due versetti sono basilari, fratelli e sorelle, ci dicono tutto. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo. Poi più avanti dice, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Qualcuno ci dice, ma perché voi non condividete il battesimo ai bambini? Ecco il motivo. Perché per poter essere battezzati, per poter scendere nelle acque battesimali, dobbiamo credere in Gesù. E un bambino appena nato non ha bisogno del battesimo. Gesù un giorno disse, lasciate i piccoli fanciulli venire a me, perché di loro è il regno dei cieli, non hanno bisogno del battesimo. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo. Vangelo significa la lieta notizia, la buona notizia. E la notizia è questa, che Gesù è venuto su questa terra per salvarci, fratelli e sorelle e amici. Salvarci da cosa? Da un'eternità senza Dio. Che noi ci crediamo o no, esistono due luoghi. Non ce n'è un terzo, non esiste un purgatorio, o con il Signore per l'eternità o lontani da Dio per l'eternità. E vedete, l'annuncio del Vangelo non è che è importante, è essenziale per la nostra vita, cari fratelli e care sorelle. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 2, versetti 10 e 11, leggiamo una cosa importante. Sapete, la prima predicazione, intanto che i fratelli cercano il testo, faccio qualche premessa. La prima predicazione del Vangelo non è partita dall'Apostolo Pietro, ma è venuta direttamente dal cielo, da un angelo del Signore. Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti 10 e 11. L'angelo disse, vi ricordate quando l'angelo apparve ai pastori? Non temete, perché io vi porto la buona notizia. Sentite qual è la buona notizia? Di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Che bello deve essere stato quell'annuncio. State allegri, siate contenti, perché oggi in questa città è nato per voi un Salvatore. Il primo annuncio del Vangelo è stato fatto da un angelo, un messaggero venuto dall'alto. Gloria al nome santo del Signore. E gli apostoli hanno continuato, sotto la guida dello Spirito Santo, ad annunciare la salvezza in Cristo. Così è iniziato l'opera dello Spirito. Ma con il tempo, purtroppo, come diceva il nostro pastore anziano, il tempo non gioca sempre a nostro favore. Questo messaggio genuino, venuto dal cielo, è stato adulterato, cambiato dai religiosi e dalle religioni. Non più un solo Salvatore, ma tanti intercessori. E questo è stato motivo di perdita dell'efficacia del messaggio del Vangelo. Perché, come diceva sempre il nostro pastore, che adesso è col Signore, vedete, dice, il Vangelo, il messaggio della parola di Dio, è come un medicinale portentoso. Se noi cominciamo a toglierci gli eccipienti, insomma gli ingredienti che lo rendono così, perde d'efficacia. E così è il Vangelo, questa potenza che noi sappiamo che l'annuncio del Vangelo è potente a cambiare il cuore delle persone. Se noi cominciamo ad aggiungere qualche cosa, perde la sua efficacia. Ed oggi c'è tanta confusione perché la gente non sa più cosa fare. Dice, ma perché dovremmo credere a voi? Ma infatti voi non dovete credere a noi. Gesù un giorno ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è l'unico mediatore tra noi e Dio. E lo dice anche l'Apostolo Paolo nell'Epistola a Timoteo. Quindi se tu vuoi veramente sperimentare la grazia di Dio, rivolgiti direttamente al Signore Gesù, lì dove sei. E quando noi alteriamo, come dicevo prima, questa parola,
essa perde proprio di efficacia. Romani capitolo 1, versetto 16. Queste sono le parole dell'Apostolo Paolo. Sentite che belle. Gloria a Dio. Romani capitolo 1, versetto 16. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Il Vangelo è la potenza di Dio. Un giorno un uomo si rivolse a Paolo e Sila e gli disse così: signori, che devo fare io per essere salvato? E questi due apostoli gli risposero, leggetelo poi a casa, Atti capitolo 16, versetto 31, credi nel Signor Gesù e tu sarai salvato. Tu avrai questa certezza della vita eterna. Oggi la gente si chiede e ci chiede, come faccio io ad avere questa certezza? E la certezza te la dà il Signore Gesù, quando tu gli permetti di entrare nel tuo cuore. Vado alla conclusione, fratelli e sorelle, perché non voglio stancarvi. Sta finendo un anno e ne sta cominciando un altro. E ho letto, non voglio banalizzare il messaggio della parola di Dio, ma ho letto un post su Facebook, mi sembra, che diceva così: se vuoi un anno migliore, fai entrare Gesù nel tuo cuore. Non è uno spot pubblicitario, non lo prendete come una cosa dove poter ridere, scusate che vi dico questo. Se vuoi un anno migliore, se vuoi veramente un anno migliore, lascia entrare il Signore nel tuo cuore. Egli perdonerà tutti i tuoi peccati. Egli ti libererà da questi peccati, ti darà la certezza della vita eterna, la vera gioia e la vera pace. Altro che regali di Natale, fratelli e sorelle. Scusate se mi permetto di dire questo, non voglio disprezzare il Natale, ma sarebbe buono che noi accettassimo, tra i tanti regali che forse avete ricevuto in questo periodo, accettassimo il regalo di Dio che Egli ci ha fatto in Cristo Gesù. Il dono di Dio che Egli ci ha fatto. Sai che il Signore ti ha donato qualcosa di meraviglioso? Non disprezziamolo questo dono. Qualcuno potrebbe dire, che devo fare io per non disprezzarlo? Bene, allora vorrei che tu chiudessi gli occhi in questo momento insieme con me. Un attimino, vogliamo chiudere gli occhi. In questo momento probabilmente tu ti trovi a casa o in qualche luogo. Ti chiedo, sospinto dall'amore del Signore, chiudi gli occhi e se puoi inginocchiati davanti al Signore. Sappi che lo Spirito di Dio è vicino a coloro che lo pregano. Non c'è bisogno di andare in chiesa. Non pensare che quello sia un impedimento, perché come abbiamo ascoltato nella testimonianza, nella parola di Dio, in Matteo capitolo 6, versetto 6, è scritto: ma tu chiuditi nella tua cameretta. Ebbene, lo Spirito del Signore è presente. È scritto in Apocalisse capitolo 3, versetto 20, e sono le parole di Gesù: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Se qualcuno ascolta la mia voce ed apre la porta, sei tu che devi aprire la porta del cuore. Sei tu che devi dire al Signore: Signore, entra nel mio cuore. Ti prego, nell'amore del Signore, fallo in questo momento. Gloria al nome santo del Signore. Prenditi del tempo, prenditi del tempo per stare alla presenza di Dio. Non t'alzare, non te ne andare in giro. Prenditi del tempo in questo momento, fermati e fai questa richiesta al Signore con parole tue che vengono dal cuore. Vedrai che il Signore entrerà nel tuo cuore, entrerà nella tua vita, farà di te una nuova persona. Ti libererà da quelle cose. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Ci sono situazioni dove nessuno può intervenire, ma il Signore sì, Lui sa come fare. Egli ancora oggi è lì, Dio dei miracoli. Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Gloria al nome santo del Signore. Alleluia, gloria al nome santo del Signore. Vogliamo spendere qualche minuto in preghiera. Adesso darò l'audio a tutti quanti.
E vogliamo presentare le persone che hanno ascoltato la parola di Dio, presentarle al Signore. Se c'è qualcuno che sente nel cuore di innalzare una preghiera, lo faccia. Gloria al nome santo del Signore. Meraviglioso Padre. Oh Signore, gloria al tuo nome. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Gloria al tuo nome santo. Gloria a te, tu sei l'Eterno. Gloria al tuo nome. L'Iddio d'amore. Gloria al nome. Gloria al tuo nome. Grazie, Signore. Gloria al Signore. Dio d'amore. Amore, Dio d'amore, Dio d'amore. Alla fine di questa riunione canteremo quel cantico, Dio d'amore. Alleluia. Lo cambio il programma. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a Dio. Grazie perché tu sei vicino. Gloria a Dio. Siamo nei nostri cuori, Signore. Questi cari, alleluia, che sia un anno ricco di benedizioni, possiamo vedere salvezza, battesimo, Spirito Santo, guarigioni, liberazioni, Signore, alleluia, Gloria a Dio, alleluia, Gloria a Dio, grazie per la tua parola, grazie Padre, gloria a te, 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 Padre Santo, gloria a te, gloria a te, gloria a te, gloria a te, Padre amato nostro, ti vogliamo continuare a ringraziare con tutto il nostro cuore, perché tu sei un Dio meraviglioso e per questo siamo qui davanti alla tua dolce divina presenza, appunto perché tu sei stato e sei sempre meraviglioso, Padre. Ti sei abbassato fino a noi, Padre, e ci hai resi dei tuoi figliuoli, oh Padre, e noi questa sera, Signore, ti vogliamo ringraziare ancora una volta per la tua dolce divina presenza, per la tua parola che ci è data tramite il tuo servitore, Padre. Oh Signore, falla entrare nel nostro cuore, nella nostra mente, in tutti noi stessi, Padre, perché noi abbiamo bisogno di te, Signore, perché senza di te non si può vivere. Tu sei la vera vita, Padre. Oh Signore, aiutaci a pregarti sempre intensamente, con il cuore e con la mente, perché è un privilegio pregarti, è un privilegio lodarti, è un privilegio glorificarti, perché tu ci dai la tua pace, perché tu ci dai la tua gioia, perché tu ci dai la tua serenità, Padre. Oh Signore, continua a farci comprendere la tua parola, Signore, e faccela vivere, Signore, perché la tua parola sei tu, è vivente, è presente, è potente, Signore. Questa sera tanti ci stanno ascoltando, Padre, apri la mente, apri il cuore, opera nei loro cuore come hai fatto con noi, Signore. Aiutala a aprire il loro cuore a te, Signore. Ancora ti preghiamo, Signore, manifesta la tua gloria con battesimi di Spirito Santo, nuove unzioni di Spirito Santo, guarigioni, perché solo tu puoi guarire, Signore, solo tu togli l'angoscia, Padre, solo tu dai la serenità e la vita eterna, e noi ti vogliamo ringraziare. Benedici tutti quelli che ci stanno ascoltando, benedici noi presenti, benedici le nostre famiglie, e ma noi
noi ti diciamo grazie per quello che hai fatto, per quello che stai facendo e per quello che farai, perché tutto ciò non te lo chiediamo per merito, ma nel nome del tuo santo figlio Gesù Cristo, che tu l'hai elevato e innalzato in eterno. Amen. Gloria a Dio. Gloria a te. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria al tuo nome. Grazie, Signore. Ringraziamo con tutto il cuore. Ringraziamo con tutto il cuore. Alleluia. Alleluia. Amen. Dio sia lodato. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Vogliamo cantare, scusate Maurizio e Francesca per questo cambio di programma, il 526. Alleluia. Pure grande, profondo e sublime, dice questo cantico. Questo è l'amore del mio creatore. Alleluia. Sublime, questo è l'amore del mio creatore. Non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi al grande amore del mio Salvatore. Gloria al nome santo del Signore. Non c'è amore più grande. Lasciatemi, fratelli e sorelle, ringraziare, prima che ci lasciamo, alcuni fratelli che si sono impegnati. Innanzitutto tutti voi per la vostra partecipazione. Grazie dell'incoraggiamento. Pregate per noi e noi pregheremo per voi. Voglio ringraziare il fratello Alessio perché si è speso molto per aiutarci. La sorella Marina, tutti gli altri, la sorella Pina, insomma grazie a Dio, Dio me ne renda. Poi voglio salutare qui alcuni fratelli che hanno sulla chat: Stefano, Aurora, Emanuele, Chiara, Costa, Giovanni Perego, Mimma e Francesco, Francesca Bulvino, Patrizia Dorio, Francesca Gioia, Sergio Serra, Patrizia Andorio, già l'ho detto, Monica, Sergio Serra, l'ho detto, Rita Gagliano, e Simboli Stefano, Francesca Pulvino, non so se qualcuno l'ho ripetuto, Yeshua King of Kings, Gloria al Signore, Rosa Aquila, insomma siete tanti, vi ringrazio di cuore e spero nel Signore che Dio vi conceda
non voglio usare le frasi fatte che non mi piacciono, che Dio vi conceda sì un anno ricco di benedizioni, ma che possiamo vedere un risveglio, fratelli e sorelle. Io credo che molti di voi sanno di cosa stiamo parlando. Forse c'è stato un po' d'assopimento in questo periodo, io non lo so, non lo posso dire, perché non è che sto nelle case, non sto nelle vostre case. Però credo che questo è arrivato il momento, come diceva, come scritto nel libro di Osea, è tempo di cercare il Signore. Se non sei battezzato nello Spirito Santo, cerca il battesimo nello Spirito Santo. Se hai ricevuto il battesimo, come me, chiediamo insieme una nuova unzione di Spirito Santo. E così in questo modo, fratelli e sorelle, noi vedremo cose grandi. Adesso vogliamo chiudere gli occhi e lasciarci con la benedizione del Signore. Alleluia. Ed ora l'amore di Dio, il nostro Padre Celeste, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, le consolazioni e la guida dello Spirito Santo siano su ciascuno di noi e su tutto il suo popolo. Cari amati nel Signore, pace a tutti voi. Dio ci benedica.